Buongiorno a tutti, sono Andrea Stella. Oggi vi mostriamo una demo di Connected Machine in ambito industriale. In particolare abbiamo uno use case in cui andremo a collegare questo modellino di macchina industriale con i sistemi IT di un'azienda, in particolare sistemi IT identificati dalla tecnologia SAP. Grazie all'infrastruttura Cisco andremo a connettere la macchina e quindi a raccogliere dati dalla macchina di produzione e anche da sensoristica aggiuntiva, e in modo semplice li metteremo a disposizione delle applicazioni superiori identificate, in questo caso installate nel cloud di SAP. La nostra demo parte dall'ERP, quindi dal sistema che va a gestire le risorse aziendali. Decidiamo di fare un ordine di produzione da 20 pezzi. Inviamo l'ordine alla macchina e andiamo a vedere come la macchina si prepara per produrre questi ordini. L'operatore, una volta che la macchina è pronta, può avviare la produzione e la macchina inizia a realizzare questi pezzi. Abbiamo scelto di fare dei pezzi verdi e quindi andremo a realizzare dei pezzi verdi. Nel frattempo anche la dashboard realizzata sulla SAP Cloud Platform ci mostrerà in tempo reale cosa sta succedendo sulla macchina. E avremo informazioni dell'ordine, dello stato dell'ordine, informazioni sui pezzi fatti, tempo di lavorazione, andamento della velocità del mandrino, andamento dei consumi energetici in tempo reale, messi in relazione anche con il costo, quindi con gli euro che stiamo spendendo per produrre questo lotto. In più possiamo fare delle simulazioni. Andiamo a simulare che la macchina si ferma per un qualche problema, per un qualche errore. La prima cosa che andiamo a fare è notificare le persone che possono essere interessate all'interno dell'azienda a questa situazione, in particolare potrebbero essere responsabili di produzione, di reparto. E utilizziamo lo strumento di collaboration Cisco WebEx Team, sul quale andiamo a postare un messaggio. Anche l'interfaccia grafica va a notificare se c'è un errore. Quando gli operatori sistemano la macchina e la fanno ripartire, la produzione ricomincia e anche la nostra dashboard andrà a mostrare che la produzione è ripartita. Un'altra simulazione che riusciamo a fare è andare a creare un problema che non interrompe la produzione, ma che nel medio-lungo periodo potrebbe avere degli effetti negativi. In particolare andiamo a rallentare la velocità di rotazione del mandrino. Anche in questo caso, tramite lo strumento di collaboration Cisco WebEx Team, notifichiamo le persone interessate che potrebbe essere necessario fare della maintenance prima che si verifichino dei problemi più importanti. Ed in particolare vediamo come la velocità sta rallentando, sta decrescendo. Questo è tutto. All'interno della nostra architettura abbiamo messo Cisco e SAP, quindi la nostra soluzione va a raccogliere e mettere insieme il meglio della tecnologia Cisco e il meglio della tecnologia cloud di SAP. Grazie a tutti, ciao!